in pole position. Tutto pronto, i cavalli sono prossimi alla partenza. Sono partiti. Buono il break da parte di Caffedan, che balza al comando dopo i primi 150 metri di gara nei confronti di Black Oak. All'interno si sistema ritornello a largo Von Tisa nei confronti di Verdopuntia, Sangrita ed Adras Win. La prima curva è affrontata in vantaggio da Caffedan, che è libero di poter distribuire le proprie risorse in avanti nei confronti di Black Oak, che agisce a largo di ritornello. I tre sono in diagonale all'ingresso della dirittura opposta quando si transita nel chilometro conclusivo. Si avvicina in modo graduale Von Tees nei confronti di Verdopuntia, Sangrita, Bradar Swin più arretrato. Si entra nel vivo della competizione con Black Oak, che va deciso all'attacco di Caffedan, che risponde bene alla rivale imboccando la curva. Caffedan sempre davanti nei confronti di Black Oak. Von Tees che risale a largo, all'interno rimane ritornello alla ricerca della migliore coordinazione, quindi Verdopuntia e Sangrita. Si viene addirittura di arrivo con Caffedan, che l'affronta in vantaggio, è impegnato severamente a largo da Black Oak. Caffedan si difende ancora, ritornello che prova a lanciarsi all'interno, al centro dello schieramento c'è Von Tees. Caffedan allunga a 150 metri dal traguardo nei confronti di ritornello all'interno a largo Black Oak. Caffedan se ne sta andando per proprio conto nel finale, sempre leader Caffedan, da un capo all'altro nei confronti di Black Oak e ritornello. 3-2-4 è l'arrivo di questa quarta corsa a Grosseto con la vittoria di Caffedan. Ancora Salvatore Basile, protagonista al doppio in giornata, 4-16 la quota al totalizzatore. Al secondo il numero 2 Black Oak, al terzo il numero 4 ritornello. Tradotto in numeri, 3-2-4 è la linea che torna alla regia.